Signore e signori, buonasera e benvenuti alla Ghirada per questa gara di andata della seconda fase del campionato nazionale di Serie B maschile. Quest'oggi a sfidare i nostri ragazzi della Volley Treviso troviamo in campo con la maglia blu i ragazzi della TMB Monselice. Monselice è una formazione certamente costruita con obiettivi importanti che dopo una stagione passata dove ha concretizzato insomma qualche difficoltà nel gioco, quest'anno ha una mira certamente diversa con un roster esperto che darà certamente quantomeno del filo da torcere ai nostri giovani orogranata. La squadra avversaria scenderà in campo appunto tra qualche secondo insieme alla nostra Volley Treviso. Volley Treviso scende in campo con la formazione che abbiamo visto nelle ultime giornate, con Mattia Boninfante al palleggio, in diagonale con Marco Novello. Nel ruolo di schiacciatori troviamo in campo Davide Soldan e Edoardo Conial e al centro abbiamo Matteo Mozzato e il nostro Federico Crosato, l'allenatore ovviamente è Michele Zanin. La TMB Monselice invece scende in campo con la diagonale l'opposto Alessandro Drago, con al centro Marco De Santi, con Marco Vianello come schiacciatore, Emanuele De Grandis come centrale, il palleggiatore è Luca Beccaro e l'altro schiacciatore è Mattia Borgato. È tutto pronto per iniziare quindi quest'oggi qui. Tra poco presenteremo anche chi sarà la voce che mi affiancherà in questa giornata, che arriva un po' in ritardo perché è impegnato da appunto qualcosa di sportivo, quindi lo presenteremo quando arriva. Stiamo per iniziare questo match con alla battuta Mattia Boninfante, che si prepara appunto al primo servizio della partita. Tira forte Mattia Boninfante ed è subito ace per la prima azione di gioco. Quindi ace per Mattia Boninfante, si riparte a giocare con Treviso avanti 1-0 nel set. Ancora forte Boninfante, questa volta la palla si ferma sulla rete. 1-1 alla battuta per la TMB Monselice, c'è Borgato. Borgato si prepara al servizio dai 9 metri. Servizio al salto per lui, lungo, la palla esce dalla linea di fondo campo. Spiegheremo più tardi come funziona insomma questa fase un po' articolata di playoff del campionato di Serie B 2020-2021. Per il momento godiamoci le prime azioni del match. Conial per Volley Treviso sul libero avversario, riceve bene, si va subito dietro dall'opposto Drago, tenuto dal muro di Soldan, palla in 4 per Vianello e arriva il punto per la TMB Monselice. Alla battuta sta andando il 32enne Emanuele De Grandis, 198 centimetri per lui segnati qui a tavolino. La palla termina out, quindi errore in battuta per il momento nel campo della TMB. Volley Treviso a servire con il nostro super centralone Federico Crosato. Salto float per Federico Crosato, ricezione buona TMB Monselice, si va in 4 da Vianello, tenuto con una difesa da Crosato altissima per Soldan, che lavora la palla come può, difesa facile per Monselice, subito infrazione al palleggio chiamata alla squadra avversaria, appunto alla Volley Treviso. Un punto importante quello conquistato da Volley Treviso in questa azione, che fa segnare a tabellino il primo mini break 4-2 per i ragazzi di coach Zanin. Federico Crosato ancora alla battuta. Federico Crosato termina out, lunga la palla per lui.
È pronta la battuta probabilmente più tenibile della TMB Monselice. Drago al servizio. Su Soldà, anche se riceve bene, anche se costringe Boninfante fuori dai 3 metri. Tira forte Soldà in diagonale, tenuto dal libero Lelli. Si va subito in 4 di nuovo per la TMB. Ed è Marco Vianello a segnare questo punto in attacco. E nel frattempo ne approfitto per salutare la voce che è qui con me oggi. Ciao Johnny, benvenuto, bentornato anzi. Ciao a tutti. Johnny, ci aiuterai in questa cronaca. Per il momento 4 pari, tu sei appena arrivato, quindi ti diamo il tempo, 2 azioni, di vedere un po' le squadre disposte in campo e poi chiediamo subito un contributo anche a te dal punto di vista tecnico. Ancora la battuta Drago, tira fortissimo Drago. Cunial tiene come può, va altissimo Boninfante, poi Mozzi infila a terra il pallone. Grande primo tempo per Mozzi. Se vuoi dire qualcosa, Johnny? Sì, la differenza in queste 2 azioni l'abbiamo già vista, insomma, esuberanza fisica da parte dei nostri ragazzi e conoscenza tecnica ed esperienza da parte del Monselice, sicuramente. Siamo pronti con Vianello al... Vianello, comincio subito, Novello. È tutta una questione di Ello alla battuta, tira forte Novello, fortissimo, ma viene ricevuto bene dalla Monselice, che il palleggiatore va verso posto 4. Vianello attacca, murato di contenimento e poi tenuto, si va da Novello e Novello subito a terra. Grande contrattacco di Novello sulla diagonale, ha trovato proprio lo spazio giusto che gli avevano lasciato, un buon attacco proprio. Novello autore di una grandissima prestazione nell'ultimo match e ad oggi a tabellino a 194 più questo punto, 195 punti a tabellino, quindi oggi probabilmente supererai 200 punti in questo breve campionato di Serie B 2020-2021. Ancora lui al servizio, si alza, alto pallone, tira fortissimo e arriva l'Ains. Novello, una grande battuta, una battuta sicuramente da categoria superiore questa. Abbiamo la fortuna di averla e di vederla qui in questo palazzetto stasera. Un giocatore che merita sicuramente palcoscenici importanti. 7-4 lunghezza, primo mini break volley Treviso in questo primo set della gara di andata di questo secondo turno dei playoff. Ovviamente Drago, d'esperienza, prova a chiedere un chiarimento di disposizione, probabilmente per interrompere il filone in battuta di Certamente. Novello. Loro sanno benissimo dove sono in campo. Vediamo se Novello si farà cogliere impreparato e riuscirà comunque a infilare una battuta ficcante, oppure se questa interruzione di gioco lo indurrà all'errore. E arriva all'errore. Ma questo è un errore che ci sta, un errore di poco, uscita di poco, una palla tirata con la stessa determinazione di prima, quindi sicuramente non è da recriminare niente qui. È la classica palla che termina out d'un soffio. Marco Vianello alla battuta. Anche lui al salto, Soldan sui 3 metri, ancora Novello da seconda linea, fortissimo, ma Lelli difende, si ricostruisce, Drago attacca una palla molto complessa che gli arriva da dietro, poi si va da Soldan, Soldan a terra. Bravi, bravi tutti e due gli attaccanti. Novello aveva una palla un po' spostata a destra e ha approfittato per tirare sulla parallela, rimediando, ecco, una palla un po'. E lo stesso ha fatto il buon Soldan, la palla era un po' staccata, è riuscito a ritardare un po' e il muro ha potuto solo toccarlo. Bravo, rimediare sempre la prima fondamentale che devono far bene i nostri attaccanti per giocare queste partite importanti. Soldan, battuta salto float per lui, tattica corta sul giocatore di posto 4 come chiesta da coach Zanin. Drago deve lavorare il pallone perché ha alzato un po' troppo avanti, è il turno di Novello. Novello mani out, vincente Novello. Un altro attacco di spessore, muro ben piazzato, molto alto e palla giocata sul mano in fuori. Questo fa la differenza ad alto livello e anche qui. E time out richiesto da coach Guglielmo Cicorella. E rientriamo in campo in questo primo set con Treviso che conduce 9-5 nel parziale appunto di questo primo set. Vedremo cosa riusciranno a fare i ragazzi di coach Zanin contro una TMB Monselice che certo non vorrà arrendersi in questa fase complicata di playoff del campionato 2020-2021.
Soldan lavora il pallone in battuta, prima la sua palla era salto flotto, ora è stata una palla a salto giro, ma arriva al muro di Treviso. Molto bene il muro di Bonifante, ben piazzato, siamo riusciti a rimandare l'attacco, a farlo restare sul loro campo. È una squadra, questo vedo molto bene, pochissimi errori, anzi uno o due, questo è segno di sicurezza e di capacità di gestire gli stati emotivi che queste partite possono dare. E arriva quindi anche un muro, caratteristica che ci è un po' mancata nell'ultimo match casalingo, nella precedente gara, insomma, che speriamo di ritrovare oggi con i nostri ragazzi, con Soldan, ancora tattica, intervalla di nuovo la battuta, si va di nuovo in quattro. Ecco, attacco questo, giudicato out di Borgato. Questo è un out frutto del muro di prima, il giocatore ha preso già una murata e per evitare nuovamente il muro ha tirato fuori, quindi doppiamente punto quello, il muro di prima. Allunga Treviso con una Monselice che sembra un po' annichilita, ma che siamo sicuri potrà, se Treviso cala la tensione, ritrovare immediatamente la continuità di gioco. Quindi grande attenzione in campo, pipe di Vianello che ottiene mani in tetto. Ecco, eravamo un po' impreparati alla pipe, ha saltato solo un giocatore, Bonifante, con una mano sola, poteva fare veramente poco. Attenti alla pipe. Ed è il turno al servizio di Marco De Santi per i ragazzi in maglia blu. Si prepara la battuta al salto su Ciolin, che tiene bene. Si va quindi in posto 4 da Cunial, lavora in diagonale ma viene difeso dagli avversari. Ed è il turno questa volta di Borgato, ma viene chiamata l'infrazione a rete di Mozzato. Peccato, eravamo riusciti anche a difendere. Novello con bel tuffo era riuscito a tenere in gioco il pallone. Boh, peccato. Ancora seconda battuta per il centrale Marco De Santi, da zona 5. Per questa battuta al salto verso zona 6, out. 12-7 per Treviso e 12 è la maglia numero 12 è il numero della maglia del giocatore in battuta per volley Treviso. Il buon Mozzato ha deciso una bella battuta al salto float da 5-5, vediamo se ce la fa vedere subito. Mozzato, autore di 74 punti prima del match, anche lui battuta corta, attacco di prima intenzione tenuto da volley Treviso, poi Novello che dopo aver difeso l'attacco di prima intenzione va ad attaccare, in qualche modo difendono i giocatori della Monselice, c'è appoggio facile, crosato va molto altissimo, bene, molto bene, molto bene. Ecco, io metterei l'appunto sulla capacità di Novello, non solo dell'attacco che ha fatto dopo, ma la difesa sull'attacco di prima intenzione del palleggiatore. Era lì che lo aspettava. Questo è un segnale di attenzione ai giocatori che è molto importante. E quindi secondo turno in battuta anche per Mozzi Mozzato. La zona 5 anche lui allunga un po' la battuta e arriva la battuta è fuori. Sembrava ace da qui. Sembrava da 5-5 come avevamo predetto, è uscita veramente di un niente, ma va bene, questi sono errori che ci stanno, errori, battute tattiche tirate dove vogliamo. Ed è il turno del regista della TMB Monselice, Beccaro, salto flotto per lui da 1 verso 5, Cunial riceve sui 3 metri, poi va ad attaccare sulle mani degli avversari, si rigioca nel campo di Treviso, Bonifante di prima intenzione sbarcato, poi ci arriva Lelli ad una mano, bravo Lelli a difendere questo pallone, appoggia questa volta Bonifante! Eccolo là, voleva fare questo, il punto ed arriva. Due giocate da talento puro, un palleggiatore che non è lì a caso e sfrutta la sua posizione in prima linea per bloccare due palle lanciate da questa parte. Queste sono cose che si insegnano, ma che soprattutto si hanno dentro la pelle, dentro la testa, queste cose qui. Molto 14-8 per Treviso, speriamo arrivi carico in battuta. Bonifante, tenuto in ricezione, si va in schema di gioco. Punto, sembrava invasione, ma viene punto, dato punto a Monselice per no, questo per, schema. È stato fortunato non appoggiare la mano, se avesse appoggiato la mano sarebbe stata invasione. Comunque una palla che ha scavalcato la difesa, c'eravamo comunque. Dai. Borgato. Al salto. Su Cunial. Tenuta di piede da Bonifante, ma arriva l'ace. Peccato, un po' troppo rigido sulla ricezione il nostro giocatore, ha sofferto, non è riuscito a indirizzarla dove voleva.
deve stare più tranquillo. Dai, su. Deve arrivare immediatamente il cambio palla per Volley Treviso, che non può calare l'attenzione perché l'esperienza di Monselic, insomma, può tornare immediatamente a galla. 14-10 per Treviso. Vediamo come verrà ricevuta questa palla. Boninfante lavora, non arriva l'intesa, quindi palla facile per Monselic, che può riattaccare, ma viene difeso poi da Soldan. Buona latitudine fino ad ora vista in difesa dai ragazzi, bene, di Volley Treviso. Punto importante. Dai, contrattacco. Una palla vagante, bello contrattacco di Cugnai. Speriamo adesso riesca a ripetersi anche dai 9 metri. Il cambio palla c'è stato, vediamo ora cosa riuscirà a concretizzare Edoardo Cugnal. In battuta per Treviso, tira forte Cugnal, la vola e tira out. Peccato anche questa, è fuori di pochissimo, tre battute fuori di pochissimo, peccato. Ma comunque, continuando a tirare con questa convinzione, questa determinazione e questa efficacia, secondo me qualche altro ci arriverà. De Grandis. Tocca al nastro, decisione buona per Treviso, si va subito dietro a Novello, muro 1 per Novello, fa paura Novello. Fa paura, e nonostante questo il centrale ha boccato sul primo tempo. Naturalmente non è che abbiamo un primo tempo da poco, abbiamo il signor Crosato, ecco, e quindi è caduto, ha lasciato strada libera a Novello. Per chi non l'ha capito, Johnny tifa per Volley Treviso, quindi lo diciamo nel commento. Il nostro senso di appartenenza è grande. Crosato, salto float, ricevuto da Lelli sui tre metri, si va da Drago. Drago! Grande palla, murato da Mozzato, ha coperto tutto lo spazio dell'attaccante, molto bel muro invadente e preciso, molto bene. Time out richiesto da Cicoretta. Si ritorna in campo con un vantaggio di 17-11 per Volley Treviso e con al servizio il nostro Federico Crosato. Volley Treviso che sembra più concreta in questo avvio di match rispetto agli avversari, un po' intontiti dalla correlazione, forse muro difesa di Volley Treviso, Johnny? Sì, ma aspettiamoci una squadra che ha l'esperienza, non su li vedo per niente preoccupati. Ecco, verranno sicuramente fuori. Appena ritrovendo il bando della matassa, Drago prova a lavorare su mani out, arriva la difesa di Crosato, ricostruzione per Volley Treviso, altissima per Novello. Novello la infila sul lungo linea millimetrico, forse era addirittura fuori perché ha battuto sul piede. Sul piede, ma il piede è proprio a scavalco della linea, quindi una buona palla anche questa tirata dal nostro opposto. Quindi lungo linea importante quello conquistato da Novello, che dovrebbe, facciamo un controllo, essere già... No, manca... siamo a 198 punti nel campionato di Serie B quest'anno. Crosato, ricezione buona, si va in 4. Ecco, abbiamo visto Vianello, cosa vuol dire. E poi una bella palla da parte dei padovani, una finta di tesa e una palla a seguire super da posto 4. Ecco, questi sono movimenti tecnici di alto livello, anche questa tipologia di attacco. Ed è il turno di Drago. Alla battuta 18-12 Treviso, Drago tira fortissimo ma la palla termina out. 19-12 Novello per Volley Treviso. Novello è pronto al servizio al salto, tira fortissimo Novello. E arriva l'ace. Una grande battuta, sicuramente oltre i 100 km orari, tirata nella zona di conflitto dei ricettori, molto difficile da prendere, e ace di grande caratura tecnica. 20-12 per Volley Treviso. Si riparte. Nastro, il centrale arriva a ricevere come può, si va altissimi da Drago. Drago prova a lungo linea, ma c'è Cugnal. Prova a forzare la palla Boninfante, ma
una buona, anzi buonissima palla attaccata dall'opposto, seconda linea, una parallela di difficile interpretazione, ma con una grande efficacia, molto, ha lasciato il nostro difensore basito. Vianello da 5 verso out, verso no, vede l'ace, un bel ace. C'era Johnny? È un ace che c'è, molto bello. Anche qui in mezzo tra Cugnal e Soldan. Una palla quindi chirurgica, perché addirittura è sulla linea. 20 a 14 comunque per Treviso. Aspettiamoli, cioè. Padovani sono sicuramente tenibili. Dobbiamo essere pronti da subito in questo cambio palla. E la palla termina out. 21 a 14. Ha tentato un'altra traiettoria, ha tirato da 5 a 1, ma il nostro libero ha controllato la palla che usciva molto bene. Soldan. Si fa il cambio pallone per procedere alle sanificazioni Covid. Novello nel frattempo è arrivato a 200 punti nel campionato. Soldan tira forte la battuta a Dado, ma la palla termina out. Sì, quarto quinto servizio che esce di poco, ma ci sta, quando tirano con convinzione. E sostituzione bene. In casa della TMB, col numero 3 esce De Santi, col numero 4 entra Perciante. Un cambio tattico, perché Perciante è un palleggiatore, quindi un cambio per la battuta. Due palleggiatori di grande esperienza, Monselice, tutti e due con una buona età, e quindi Perciante salto float, la palla si ferma sul nastro della rete, non è riuscito il cambio tattico. Questi sono gli incubi degli allenatori. E chiude infatti il cambio coach Guglielmo Cicorella. E siamo al servizio per Valle di Treviso con il nostro Mozzi Mozzato. Salto float per lui da 5 verso 5 corto come prima, provano il pallonetto al centro e peccato. Ce la fanno De Grandis, attento dietro al muro alla granata. Una bella sette, era stata anche murata, ma giustamente erano due, sì. Giustamente ha fatto un pallonetto, non siamo riusciti ad arrivarci con un pugnale. Ed è il turno del regista Beccaro, 33 metri, 190 centimetri per lui. Salto float. Ricevuta bene da Cugnal, si va proprio da lui in 4 a muro, tenuto da il libero da granata, si torna da lui, lavora il pallone, difesa facile per TMB, alta per l'opposto che lavora in lungolinea, poi arriva una buona difesa del nostro libero e con un po' di sfortuna. Sì, abbiamo fatto tre attacchi di gestione della palla, non abbiamo fatto tre attacchi a braccio tranquillo e siamo stati sfortunati sull'ultimo, ha toccato il nastro ed è uscita. La palla scotta un po', 22 a 17, Monselice accorcia un po' le distanze. Treviso dovrà essere attenta e pronta a questo cambio palla. Ancora battuta tattica, tenuta bene da Cugnal, poi si va al centro da Crosato, bene, Crosato bene. L'appoggia piano. Due ottime ricezioni di Cugnal, che naturalmente deve essere stato indirizzata la sua battuta proprio su di lui. E non ha avuto difficoltà, anche quella prima l'aveva ricevuta più, quindi bene. E si va da Boninfante con questo servizio del 23 a 17. La lavora fortissima Boninfante. Si aiuta. E arriva l'ace. Set il point. Coraggio viene sempre premiato. Palla tirata forte che ha toccato il nastro e quindi di difficile ricezione. E siamo a set ball di nuovo con Boninfante. E set ball per Valle Treviso 24 a 17. Ancora Boninfante alla battuta, tira fortissimo Boninfante, poi viene tenuto in compressione tra palleggiatore e attaccante di Monselice, si va subito in quattro per Cugnal, difeso, contrasto sotto rete, poi ci arriva Ceolin al centro di Crosato, Borgato, attacco di premeditazione di De Grandis. Comunque una buona attitudine in difesa e in copertura, sì, Johnny. Sì, andare su tutte le palle è il primo credo per una difesa vincente, andare su tutte le palle, ci stiamo andando.
e quindi coach Zanin può essere soddisfatto. A volte anche voi allenatori andate un po' su tutte le palle, Johnny, quando i vostri giocatori non difendono, no? No, soprattutto quando stanno fermi. Esatto. E quello fa imbestialire. Borgatto alla battuta. Ciolin riceve bene. Subito al centro di nuovo per Crosato e ci pensa Crosato a chiudere. Spettacolare sette, una sette imprendibile presa ad altezza stratosferica. E quindi ci risentiamo tra 3 minuti. Rientriamo in campo in questo secondo set della gara 1 della seconda fase di playoff qui alla Ghirada, dove Volley Treviso sta affrontando oggi la TMB Monselice. Qui con me c'è Johnny Cappelletto per questo secondo set. Johnny, una TMB forse troppo brutta per essere vera. Cosa ci aspettiamo da questo set, Johnny? Ci aspettiamo che il Monselice cresca un po' nel rendimento in tutti i fondamentali. Hanno un po' subito la nostra fisicità, la nostra aggressività, ma vediamo. Siamo pronti quindi per giocare questo secondo set. Qui alla Ghirada. Beccaro al servizio, riconfermati entrambi i sestetti, Johnny. Sì. Beccaro servizio, salto flotto per lui,
metà Cunial esatta del nostro palleggiatore. Sui 3 metri e poi lui ad attaccare, difeso dal TMB. Attacco in palleggio, non una buona difesa di Ceolin. Azione facile, poi si va dietro da Drago. E chi comincia? Ecco, speriamo. Comincia l'entusiasmo anche da parte degli ospiti. Come vediamo hanno attaccato sempre dei primi tempi diversi, la 7, la 1, la 2, adesso ha alzato una parte, è un palleggiatore difficile da leggere. Ancora per Ciante, quindi no, ancora Beccaro al servizio. Poi si va al centro da Crosato fortissimo in diagonale. Questa è una semplice 1, cioè il primo tempo vicino al palleggiatore, ma preso un'altezza stratosferica. 1 pari. Il primo turno di battuta del set anche per Volley Treviso. C'è Mattia Boninfante a concretizzare questo primo servizio. Tocca a lui quindi e fa subito un bel ace. Ha mirato, credo anche in maniera volontaria, la zona del penetrazione del palleggiatore, che non ha avuto neanche il tempo di scansarsi, quindi una battuta a tutto braccio del nostro Bonni. E quindi 2-1, subito il primo break per lui. Siamo pronti quindi alla battuta. Borgatto tenuto in difesa da Volley Treviso, poi una palla difficilissima lavorata da Cunial, difesa di Drago, poi Drago ad attaccare in lungolinea e va a terra. Una bella palla giocata soprattutto sulle mani, questo fa la qualità di un attaccante, la gestione dell'attacco sulle mani del muro avversario. Ed è il turno di Borgatto per la TMB. Termina out la battuta di Borgatto, ancora punto Treviso. Una TMB non molto incisiva per il momento in battuta, Johnny. Sì, Borgatto è tra l'altro il giocatore più giovane, potrebbe anche far parte della nostra rosa, 18 anni, e quindi subisce forse un po' questa partita importante. Ed è il turno di Cunial, ricevuto bene dal libero avversario, che poi si inciampa sul compagno di squadra, ma poi il primo tempo invece va a terra per la TMB. Il primo tempo ha giocato molto bene, scegliendo la traiettoria verso uno dove il muro non stava aspettando. E siamo pronti quindi alla battuta di De Grandis su Dado. Eccolo qua, arriva l'ace della TMB come l'avevamo preannunciato, Johnny. Sì, bisogna sempre stare attenti, questi giocatori hanno l'esperienza, quindi sanno fare la cosa giusta, il momento giusto. Questa è stata una battuta che non pretendeva tanto, però ha trovato la parte scoperta del ricettore, non era molto attento. De Grandis di nuovo al servizio, 4-3, primo vantaggio della partita, a parte il primo punto del set ovviamente per la TMB. Si va a una battuta tattica, Ceolin ci arriva bene, al centro per Crosato, e Crosato vincente, ancora alto. Imprendibile, Johnny. Questo è un primo tempo un po' spostato, ma preso sempre in altezza e tirato sull'angolo lungo del campo. Penso sia una palla che farebbe punto anche in Superlega questo. Speriamo continui a farlo anche qui e poi da domani proviamo a pensare alla Superlega. Ma nel frattempo è proprio lui alla battuta. Una buona battuta perché la ricezione di Borgatto è difficoltosa, poi si va alti da Vianello e Vianello va a terra. Vianello ha attaccato con un tempo strano, si sono lasciati abbindolare, hanno anticipato un po' troppo il muro i nostri giocatori. Avevamo colpito bene sul giocatore più giovane in ricezione, peccato. Ed è il turno di Alessandro Drago, 33 anni, 190 cm per lui. L'opposto della TMB. Su Soldan, poi Soldan sui 3 metri, palla bassa per lui, costretto al pallonetto, viene comunque difeso, si va in 4 da Vianello, poi su Mozzato di testa, va dietro da Novello, e Novello bene, intelligentemente bene, sulle mani bene. Di una Vianello. Palla
volutamente attaccata sulla parte alta delle mani, ha beccato proprio le dita, una palla imprendibile per i difensori. Molto bene, adesso anche in battuta, vediamo dai 5 pari, battuta di Novello. Vediamo cosa succederà in questa azione. Tira fortissimo Novello, ma la palla termina out. 6 a 5 per gli ospiti. Marco Vianello alla battuta. Anche lui al salto. Anche lui forte. E arriva l'ace su Soldan. 7 a 5, primo break per la TMB, Johnny. Speriamo non prendano paura, questa è l'unica cosa da dire. Bisogna stare calmi in ricezione e non aver paura della palla che ci arriva sulle nostre traiettorie di competenza. Del resto era inevitabile, no? Aumentare il ritmo in battuta, Johnny, per la TMB. Certo, con una strapotenza fisica, soprattutto in attacco, possono far altro che portare il servizio. Perché con palla in mano... Il nostro Bonifante li sa far ruotare. E termina out! Abbiamo chiamato, guarda, coach Cicorella che va a protestare dall'arbitro perché non è disposto alle interruzioni di gioco per i cambi pallone, che secondo lui fanno perdere un po' il ritmo di battuta ai suoi. L'hai visto? Sono gare lottate, quindi ogni particolare può fare la differenza, no? Sì, sì. Andiamo noi nel lato di campo dei ragazzi in maglia rosso-nero con Soldan. Riceve bene TMB, poi si va dietro a Diago Drago, fa un colpo da Bicettaro, ma mozzato. Difende la palla, poi buona l'alzata di Bonifante, Cunial costretto a lavorare. In pipe da Vianello. Si vedeva, forse potevamo fare un po' di più a muro, Johnny. Siamo saltati solo uno in ritardo e il nostro posto 4 non è neanche provato. Bisogna stare attenti, l'hanno già fatto 2-3 volte, è una loro arma. Dobbiamo essere preparati, attenti soprattutto nelle scelte a muro. E quindi a servire in questo momento c'è De Santi. Salta anche lui sul nastro, la palla si ferma di qua. Peter Granelli è un artista del tiraggio retti e la rete non flette di neanche un centimetro. Del peccato, resto, peccato. Come si classifica lui, è il numero uno al mondo. Matteo Mozzato per Treviso, partita sul filo dell'equilibrio, 7 a 8 in svantaggio. I giovani di coach Zanin. Santo Flotto, una buona battuta, Mallelli riceve sul nastro della rete, poi Beccaro di prima intenzione. Viene chiamato il fallo di accompagnata. Dissento apertamente. Una palla presa con la parte dura della mano, non è un'accompagnata. No. Johnny, l'arbitro non ti sente. Non mi sente, ma vabbè, posso dissentire io. Ricordiamo che in questo turno di playoff non è solo importante vincere o perdere, ma è anche importante la qualità della vittoria o della sconfitta, perché nella fase successiva chi passa, passa e bravo. Chi non passa, conta come si classifica nel quoziente 7, nel quoziente punti, per un eventuale ripescaggio tra i migliori esclusi di questa fase per accedere all'ultima fase. Quindi dopo la spiegheremo meglio, ma è importante non solo vincere o perdere, ma farlo anche con grande equilibrio. Bonifante si va da Drago. Drago lavora sulle mani di Volley Treviso, mani fuori, vincente. Peccato, gli ultimi due turni in battuta le abbiamo tirate, però loro sono bravi a giocare anche col muro piazzato, quindi onore agli attaccanti e alla squadra ospite. Finiamo quindi di descrivere questo turno di playoff, sostanzialmente chi passa questo turno di andata e poi di ritorno. Intanto questo turno di andata e di ritorno sarà giocato al meglio dei punti, quindi se Treviso oggi perde, facciamo così per scaramanzia, perde 3-1, e poi in casa vince 3-0, si dovrà giocare il golden set, quindi o a parità di punteggio si gioca un golden set ai 15 punti. Chi passa questo turno andrà a classificarsi in una delle 6 squadre dell'ultima fase, la quarta. Come dicevo prima, la peggiore, o meglio la migliore delle escluse, la migliore dei perdenti, sarà la sesta dei due gironi da 6 che verranno composti per la quarta fase. Quindi ancora un turno complicato di gioco, ancora
tanto da probabilmente da giocare. Quello che è importante è vincere, così non c'è dubbio su quale sia il quoziente, no Johnny, che può fare la differenza, sì, e classificare, sì, le, sì, due squadre. Un buon side out adesso del Monselli, secondo un'attesa su cui non siamo stati attenti, soprattutto al nostro opposto. 11-10, 11-9 Monselli, c'è Novello a 1 con Vianello. Drago lavora sul muro, poi di Nock, ecco, alza il pallone ma termina out. Drago probabilmente ha un'altra passione, che è quella del beach volley, perché sono già 3 i colpi di beach volley visti in questa partita fatti da lui, Johnny. Sì, una capacità di gestione del colpo anche da beacher a volte servono. Crosato Sulelli riceve bene, si va al centro, 1-7 anche per De Santi a terra. Stiamo cercando un po' il libero, ma non dà segni di insicurezza per adesso, quindi io cambierei magari obiettivo. Chiama la carica dei suoi in panchina, coach Cicorella, il coach di Monselice. Del resto oggi ci si gioca tanto per questo campionato e lui lo sa bene. Drago al servizio, ma ci arriva bene Ceolin, poi si va al centro. Che azione! Ottima! Un bagger laterale del nostro libero che ha salvato una palla difficilissima da ricevere, e un primo tempo girato dove il muro proprio non se l'aspettava, verso uno. Bravissimi tutti e due, e anche il palleggiatore naturalmente. E Treviso torna sotto con uno dei suoi battitori migliori, 11-12, una lunghezza da recuperare, quindi vediamo cosa riuscirà a raccogliere il nostro Marco Novello. Tira fortissimo Novello, ma riesce a infilare sotto le mani Borgato, e poi arriva un punto importante di cambio palla. La qualità dell'attaccante Vianello, di saper scegliere dove far andare la palla sulla porzione del muro non attiva, capacità dettata soprattutto dall'esperienza. Un cambio palla importante per la TMB, 13-11, mantiene il vantaggio. Vianello ancora ai 9 metri, una buona battuta per lui, ricezione difficoltosa per Treviso. Novello altissimo, chiede la toccata a Novello, ma tira out il pallone. Non sembra toccata, però è stato giusto tirarla tutto braccio, senza paura. 14-11, allunga un po' la TMB, coach Zanin si avvicina all'arbitro, infatti richiede il time out. Ci risentiamo quindi tra 30 secondi. Si ritorna sul parquet di gioco, 14-11 avanti la TMB. Volley Treviso, come ci aspettavamo, insomma, deve faticare di più in questo secondo set per mantenere il contatto con la TMB, che si è ritrovata in campo a partire dalla battuta. Vediamo cosa riuscirà a fare in questa. Vianello, un giocatore di esperienza per gli avversari, infatti mette in difficoltà la ricezione dell'organata, costringendo a non attaccare. Poi Drago da seconda linea viene tenuto bene in difesa da Ceolin. Attacca Novello, che va altissimo Novello, 14-12. Benissimo, benissimo. Ecco, quello che ci mancava un po' di sicurezza. Credo che il time out di Zanin sia stato un time out di quelli motivazionali, per far ritrovare sicurezza e determinazione nelle azioni di gioco. E quindi vediamo se i suoi l'avranno ritrovata questa motivazione e riusciranno a saldare il break. Saldan su l'esperto Lelli, che riceve bene, poi si va in quattro l'esperienza. La capacità del palleggiatore, fa la vicina rete, è gran difficile arrivare muro a due. Si continua quindi. 15-12 TMB. Prima il turno di battuta di De Santi era stato buono, vediamo cosa riuscirà ora a fare il giocatore avversario. Si era appoggiata sul nastro, vediamo adesso se lo supera. No, addirittura sotto, meglio per noi. Il
due punti ci dividono. Mozzato. Andiamo. Qualcuno diceva in un noto film, un centimetro alla volta, un punto alla uno volta. Schema dopo l'altro fino alla disfatta. Mozzato, salto flotto, ah. Su, buona la battuta di Mozzi, palla facile per Treviso, Novello in appoggio, al centro per Crosato, e Crosato. Metà punto a Mozzato, una battuta che è caduta proprio sui tre metri, e metà punto per il nostro centro all'uno. Quindi una lunghezza di svantaggio per Treviso, che accorcia le distanze dopo il break della TMB, 15 a 14 per Mozzi. E naturalmente Monselli ci approfitta. Chiarimento. Per perdere qualche secondo. Questa volta Cicorella non protesta per questa interruzione. E c'è Mozzi pronto alla battuta su Lelli. Ci va dietro da Drago, Drago sul buco, muro di Treviso che resta aperto. La capacità dell'attaccante, ha visto il centrale in ritardo, tirato in mezzo i due giocatori a muro, molto, molto ben eseguito questo colpo, giocatore esperto. Beccaro. Beccaro si ferma sulla rete. Altra palla. È calata un po' l'aggressività in questi ultimi due o tre giorni? Tre battute, che non è un bel segnale quando le battute vanno in rete. Non è un bel segnale, sicuramente. Speriamo non succeda anche per Mattia Boninfante. Vediamo la sua battuta. Forte su Lelli e poi di prima intenzione, ma viene tenuto da Drago. Poi è lui ad attaccare questa palla sul muro a tre. Un punto importante per la Monselice. Sì, tirato fuori dal cilindro un colpo su attacco a tre sulla mano esterna del nostro, diciamo, da punto perso a punto conquistato. Sì. Per gli avversari. Anche Borgato ha sbagliato gli ultimi due turni al servizio. Vediamo se si conferma. Vediamo Borgato, quindi. Che battuta riuscirà a fare? Ho predetto bene, terzo errore. Tra l'altro è una palla salto giro che, se non gli diamo potenza, non ha nessun significato. Ma per noi i 18 anni, anche 18 anni di Borgato si spiegano un po' tutto. Noi comunque ci accontentiamo così. Lui la potenza ce l'ha data, ma viene ricevuto bene da Monselice. Vianello di furbizia prova sul muro di Novello, che tiene, si va dietro da Drago. Drago su molto bene, molto bene. Ha allargato la mano in cerca del pallone sulla diagonale, l'ha murato. E qui arriva quindi la parità. Parità. 17 pari. 7 importante questo, come tutti, ma dopo aver vinto bene il primo, vincere anche il secondo sarebbe una bella cosa. Time out di Cicorella. Sette pari per i nostri ragazzi contro la TMB Monselice in questa gara 2, gara 1 della seconda fase di playoff. Non riuscirò mai a sbrogliare la matassa. E la battuta dopo il time out avversario è sempre importante. Cunial lavora di intelligenza la battuta sul centrale avversario. Bene, bene. Si va in 4, ma Vianello altrettanto d'esperienza. Peccato, battuta sicuramente voluta sul centrale, e miracolo del palleggiatore, riuscito a dare una bella palla in posto 4. Non avrei mai pensato, Johnny, di dire che il nostro giovanissimo Edoardo Cunial ha fatto una battuta d'esperienza. È quasi un ossimoro, ma nel volley può succedere. Sì. E ci siamo molto contenti sia così. Vediamo Emanuele De Grandis cosa riuscirà a fare su Soldan. Soldan prova a ricevere per l'arbitro, l'arbitro non accetta il pallone, e ace per Monselice, che prova a riallungare 19 a 17. Vediamo, non deve
non deve deprimersi il nostro ricettore e pensare alla palla dopo immediatamente, pure libero che prenda un po' di spazio. C'è subito bisogno di un cambio palla quindi per Treviso, vedremo se lo concretizzerà De Grandis. Soldan bene, tocca bene. Il nastro, poi riceve bene, si va dietro da Novello, Novello fortissimo, in diagonale Novello. Bene, bella palla, è attaccata contro Mura 1 stranamente, perché la nostra principale bocca da fuoco dovrebbe avere altre attenzioni, comunque bene così. Federico Crosato, ancora meno uno per Treviso, in rincorsa per tutto questo secondo set. Ecco Coach Zanin che ha fatto cambiare posizione di battuta. Era un po' che Crosato aveva iniziato a battere da uno, torna da 5 nella sua zona di battuta iniziale, buona la battuta per lui. Guarda che colpo ha fatto il buon Vianello. Questa è una palla di super esperienza, super presa sotto, fatta giocare fuori dalle mani il muro, impotenti, non si poteva fare altro. Drago 20 a 18, altro punto conquistato dalla TMB. Drago fortissimo, Soldan tiene la palla, bravo. Poi Soldan lavora, ma c'è Lelli che è un bravo libero e difende. E poi... palla in out, è inutile. La palla che è andata nettamente sopra le mani del muro. La palla era out, secondo noi, non lo so. No, siamo proprio sotto, lui sta raccontando traiettorie incredibili, ma non è così. D'altra parte fanno il loro gioco, spezzettano l'azione. Novello, ancora meno uno. Novello fortissimo, ma tocca il nastro. Viene tenuta da Borgato, si va da Vianello. Vianello tenuto a muro da Buoninfante. Palla difficile. Salta, ha pestato. Mozzato, Pianello tenuto da Buoninfante, Novello, la buona pallone, grande Novello. Palla di Novello, di esperienza al centro del campo. Purtroppo l'arbitro non si era accorto di un testata dell'opposto padovano, ma 20 pari, grande rimonta per Volley Treviso. Momento clou del set. E come da pronostico, Drago chiede un chiarimento. La posizione. Coach Zanin adesso va sotto rete. Ormai con gli scout, con tutte le scoutizzazioni, è impossibile sbagliare il giro, però è una perdita di tempo. Io non capisco ancora perché vengono consentite queste cose quando sono veramente plateali così. Che avevo proposto in federazione di lasciarne una a set, almeno una a set. Come ma... succede in Serie A? Però 20 pari. Ognuno si gioca le sue carte. Il tifo alla granata nel frattempo carica il buon Marco Novello. Vediamo cosa riuscirà a fare. Una bella cosa vedere la panchina che esulta in questa maniera. Sintomo di una bella compattezza di squadra. E tira fortissimo! E andiamo! Siluro di Novello che passa il filo rete e il ricettore, eccolo qui, Borgato. Sostituzione in casa TMB col numero 15 esce Borgato, col numero 12 entra Lorenzo Rabacchin. Da più spessore Coach Padovano alla ricezione, vediamo adesso. Vediamo se chiedono un altro, no, non chiedono un chiarimento in rotazione. Novello. Hanno fatto già il cambio, può bastare. Vediamo. No, e appoggia il pallone. Una palla che da video check secondo me ha toccato la palla linea. È dentro. La palla era dentro, l'ho visto. Però ci sta. No. Questi punti. 21 pari. Vianello. Buona la buona. Grande, grande.
E questo è un punto che vale oro, vale il doppio. L'attenzione di un giocatore a muro su una slash, una palla che l'attaccante è stato murato. Questa è l'attenzione dei giocatori a muro, è fondamentale. Bravissimo Bonifanti, non farsi trovare impreparato. 22-21. Da un punto perso a un punto guadagnato per sagacia, per attenzione. Chiude il sostituzione, esce il numero 3 De Santi, entra il numero 18 Luca Semeraro. Siamo forse un po' più tifosi che commentatori, ma va bene così, Johnny, la prima gara in casa dei playoff, forse l'ultima dei nostri Orogranata, quindi 22-21. Penso che a Monselice sarebbe lo stesso per loro. Cioè che se andiamo a Monselice siamo tifosi. No, scherziamo. No, i loro. A proposito, comunichiamo già a chi ci sta guardando che nella gara appunto a Monselice sfrutteremo e ringraziamo per questo la diretta della TMB 22-21. Al servizio Soldan bravo, palla corta, ci arriva Lelli, ma ci arriva sui tre metri. Un errore. L'attacco di Drago. Molto grave, ma che fa un bene al nostro spirito, alla nostra squadra. E time out richiesto da coach Cicorella per questo 23-21 Treviso. a 21 avanti Volley Treviso dopo un set dove sostanzialmente siamo stati costretti a rincorrere la TMB, che si è ritrovata e che certamente non vuole arrendersi in questa partita. Ora avanti c'è Volley Treviso, vediamo se riuscirà ad amministrare questo vantaggio. Al servizio c'è ancora Dado Soldan che si prepara alla battuta tattica, lavorata, ricezione buona per Monselice. Attacco in pipe tenuto da Bonifante sulla pipe, Johnny dopo ce lo commenterai, e arriva il punto pescato. Toccato in difesa, quindi arriva il punto di Borgato. Johnny, sì, facci un commento. Non siamo molto attenti sulla pipe, è la terza o quarta che fanno, e qui ha saltato solo Bonifante, che tra l'altro l'aveva anche murata, quindi molto bravo lui. Dobbiamo stare un po' più attenti a questa situazione in cui il palleggiatore avversario si rifugia per risolvere le sue situazioni di difficoltà di ricezione. Peccato, eravamo proprio in mezzo. Comunque abbiamo ancora un punto da amministrare. Abbiamo ancora un punto preziosissimo, vediamo cosa riuscirà a fare il neo entrato Semeraro in questa battuta. Riceve bene Ceolin, si va dietro da Novello. Novello appoggia il pallone in diagonale. Una palla messa in banca questa. E tra l'altro attaccata molto bene sulla diagonale, fuori del muro, non potevano far nient'altro. 24-22 per Volley Treviso. Ecco, questo è un buon turno di battuta, se di mozzato da 5-5, vediamo qui hanno il ricettore che soffre di più. Palla importante, ce l'ha in mano il nostro Mozzi Mozzato, sempre sul libero avversario. Si va al centro, attacco pulito, punto di De Grandis. Questo è un punto soprattutto del palleggiatore, sui tre metri ha dato una 7. La conta dei punti è di Novello 13, Vianello 11, Bonifante 6, anzi De Grandis 7, Bonifanti 6, Crosato 6, 5 Drago, 3 Borgato, 3 Mozzato. Vediamo questa azione, ricezione brutta per Volley Treviso, palla altissima da gestire per Novello, ma Novello la mette dove non c'è nessuno, E questo è un punto che... è un che punto conta preziosissimo. Tanto preziosissimo, porta sul 2-0 e speriamo che gli umori possano aiutarci. Appuntamento tra 3 minuti. Thank you.
Siamo di nuovo collegati in questo terzo set con Treviso avanti incredibilmente 2-0 nella prima gara di questa seconda fase dei playoff contro la TMB Monselice. Giovani Oro Granata che dopo un primo set dirompente dove hanno annichilito gli avversari hanno dovuto combattere in questo secondo set di gioco per rimanere attaccati appunto alla TMB che provava in tutti i modi a prendere il largo e poi ci sono riusciti nella parte finale con grande concretezza a partire dal fondamentale di battuta. Johnny, un tuo commento? Diciamo che questo secondo set è anche più importante dell'altro perché è stato vinto con la sofferenza, è stato vinta con una situazione di punteggio che ci vedeva sfavoriti e quindi secondo me dal punto di vista del carattere, dell'aggressività, dell'agonismo è una cosa che ci può aiutare anche nel proseguo della partita. Vedremo come andrà in questo set. Alla battuta per il momento c'è Mattia Boninfante che prova a servire da subito fortissimo conquistando Nate. E si comincia bene, si comincia come vorremmo sempre vederli questi ragazzi, giocate al massimo delle loro possibilità, una bella battuta a tutto braccio del nostro palleggiatore. Vedremo come andrà ora il suo turno, secondo turno di battuta, 1-0 Treviso. Ancora fortissimo Boninfante, il libero avversario riceve bene come sempre, Drago da posto 4, attacca, out. Forse era toccata dai nostri? No, assolutamente non è stata toccata. C'era lo spazio per passare e l'ha tagliata un po' fuori. Siamo proprio vicini alla zona di muro incriminata. Ma... Boninfante! Lavora ecco il pallone Boninfante. La terza battuta, sempre quella che dà un Pipe po' di... Pipe non c'è nessuno, ma ci arriva il libero Oro Granata, c'è lì. Si va in 4. Molto bene. E andiamo! Punto. Forse era out. Sanno che questo è un set prezioso, quindi si aggrappano ogni punto, giustamente anche, fanno il loro lavoro. Comunque la terza battuta di Boninfante, la terza battuta da sempre un po' di problemi in tutte le rotazioni. E avete visto che non ha forzato come fa di solito, pur avendo fatto un buon lancio, e la cosa ha dato i frutti sperati. Continuano a protestare Monselice, non si sa per quale motivo, tanto non cambiano idea gli arbitri. Boninfante 3-0, tira fortissimo Boninfante, lì ci arriva Crosato, quarto servizio e attacco sulla slash di Crosato che sfoga tutta la sua e rabbia. Time out, benissimo chiesto da coach Cicorella per questo avvio di primo set. In questa condizione speriamo possa durare fino a fine del set, forse sarà meno piacevole per i tifosi della TMB collegati, ma questo è un po' lo sport e ovviamente noi tifiamo per Volley Treviso. Ecco qui. Buona la battuta un'altra di Boninfante. Dimostrazione di intelligenza, una palla non forzata ma tirata corta, la ricezione, la linea di ricezione si è trovata impreparata. Dopo il time out è fondamentale non sbagliare il servizio, vedete con quale intelligenza il nostro battitore, il nostro palleggiatore ha saputo trovare la soluzione giusta. Vedremo cosa riuscirà a fare Mattia, 5-0 in questo momento. Sesto servizio. Terzo servizio, tira forte. E cade a terra ragazzi, sesto servizio, 110 km all'ora sicuramente questo servizio, braccio veloce e vola Volley Treviso.
Ecco, queste anche sono cose che mi fanno un po'. Come fa un secondo arbitro andare a dire ai giocatori in panchina di stare calmi? Non si può accettare una cosa del genere. Sono lì apposta per esultare, per gioire con i loro compagni. Per piacere. Non si devono accettare le proteste, no, il fatto di esultare. 6-0 per Volley Treviso. Bonifante. E arriva il nostro blocco! Bel muro, Novello crosato ad altezza siderale. Palla che cade sui 20 centimetri, imprendibile. 8° servizio. Bonifante lavora la battuta, poi si va in 4 da Drago. Drago tira fuori, ma ci arriva Cioli. Chiamata l'infrazione in palleggio. Ha chiamato una compagnata, si è trovato la palla addosso. Non abbiamo niente da recriminare. Esatto, siamo pronti, dobbiamo mantenere la concentrazione perché dopo questo avvio difficile non è facile. Dopo un gioco di parole, dopo questo avvio difficile non è facile per Volley Treviso mantenere la distanza. Sì, ci risolvono la più uno battendo fuori. Vedo degli sguardi un po' preoccupati sui giocatori padovani. Cunial al servizio, lavora la battuta Cunial ma termina out. Anche questo era un bel servizio comunque, finché continuiamo a tirare con questa determinazione ne goderemo dei frutti. De Grandis alla battuta per la TMB, eccezione 3 di Volley Treviso, salta flotto per lui, palla facile, Soldano, ricezione buona, poi si va in 4. Palla murata, con un po' di sfortuna Soldana, palla rimbalzata sul muro, arrivata lunga sulla linea di fondo campo. Zanin la vede buona. Sì, era sulla linea. Confermano dalla regia che era buona. Il nostro Enrico Maggio, regista, oltre che immobiliare, conferma che la palla era in campo, quindi punto per la TMB. Ricezione buona, si va dietro da Novello. Novello a 1, ai. Buona ricezione di Soldan in palleggio e attacco di Novello sempre col muro piazzato, ma hanno lasciato libera la parallela e ne ha approfittato subito. Bravo a leggere il muro. E quindi ora si è il turno di De Federico Crosato, che prova questa battuta buona. Attacco dal centro tenuto da Cunial. Poi Novello a giocare sulle mani nel muro avversario. È un attacco, questo che potremmo vedere un giocatore di 30 anni, palla trovata vicino alla rete, l'ha appoggiata sulle mani e quindi da rimarcare ancora di più, una palla di esperienza, di attenzione. Ancora una battuta per Federico Crosato, palla che termina out lunga. Ha chiesto qualcosa di più al suo turno di battuta, va bene così. Sì. 10-4. Alessandro Drago per la TMB. Palla che termina out d'un soffio per Alessandro Drago. Ma a volte i soffi fanno la differenza, quindi 11-4. Conduce ancora Volley Treviso. E adesso abbiamo un altro bel battitore. Novello. Novello, buona la battuta per lui. Si gioca comunque, arriva una difesa, poi non ci arriva nessuno, mozzato. Novello ad alzare verso posto 4. Soldan lavora sul muro a 3, bene. Bene, bene, libero. Si va dietro da Novello! Sul buco del muro.
È un'azione corale questa. Soldano ha trovato una palla un po' vicina, l'ha solo appoggiata nel muro, l'abbiamo rigiocata e Novello ha trovato un varco tra i due muratori. È in stato di grazia il nostro attaccante principe. Novello è pronto a questo turno di battuta. 12-4. Vuole spaccare il pallone Novello, però si ferma sul nastro della rete. Ci vuole calma e patience in questo set. Un po' di fretta forse, io avrei aspettato un attimo. Sai, forse possono essere un po' invogliati da questo... Sì, l'entusiasmo del risultato porta anche a queste cose qui. Vianello. Ma ci sta. Lavora il pallone, ci arriva Cugnallo. Soldan. Bravo Soldan, bravo Soldan. Bell'attacco di Soldan sulle mani alte. Vuol dire che ci siamo, anche la testa. Quando sappiamo scegliere questi colpi, che sono tra l'altro difficili per giocatori di questa età qui. Un bel attacco. E ora è il suo turno di battuta. Coach Zanin ha fatto il gesto con la mano verso l'altro, che vuol dire salta. Quindi ha richiesto una battuta vivace. Ce l'ha nelle sue caratteristiche. Invece, salto flotto, probabilmente non se l'ha sentita. Ma ha tirato sul ricettore un po'. Drago infila un colpo a Beach, ma ci arriva Boninfante. Poi è il turno di Novello. Novello vuole forzare. Ha esagerato un pochino, sì. Una bella battuta, era stata tattica sul ricettore più insicuro di questa partita, però non siamo riusciti a concretizzare. Passaggio piccolo, passaggio a vuoto. E quindi Semeraro è entrato nel set precedente, ora in campo in questo set alla battuta corta, ma ci arriva Cugnal bene, si va da Mozzato. Bravissimo. Muro 1, mani fuori vincente. Questa è una bella azione. Allora il ricettore Cunha si è trovato una palla avanti, si è potuto andare sotto, andare in compressione, portarla su, portarla vicino alla rete, la ricezione più e il nostro attaccante ha fatto il resto. Mozzato, muro a uno, non si ferma. Siamo pronti per Mozzi Mozzato. Ricezione buona degli avversari, si va in 4 e infila il pallone il buon Borgato, dove ottimo non attacco. C'è nessuno. Ottimo attacco sulle diagonali lunghe, palla difficile anche da interpretare come in difesa. 14-7 punteggio, e 14 anche la maglia del giocatore Beccaro dei 9 metri, pronto alla battuta. Ricezione buona per Treviso, si va al centro da Crosato, invasione a rete di Drago. Un'altra ottima ricezione di Cunha, che porta la palla vicino a rete, ed è gioco facile per Boninfante servire il centrale e fa punto. Quindi il turno in battuta di Boninfante, vediamo cosa riuscirà Mattia. A fare e arriva l'ace. E arriva un altro ace. Mattia. Ogni suo turno di battuta un problemino per i ricettori di Monselice. Palla che passa vicino al nastro. Cambio di pallone per sanificazione. Cambio pallone, protocollo Covid. Vediamo se il coach avversario. No, questa volta non si arrabbia. Cicorella. E ci mancherebbe altro. Boninfante. Ancora a servire Vianello, bene, attacco di primo tempo tenuto con una manina dai Loroganata, si ricostruisce dal campo di Monselice, ancora al centro muro a due sul centrale tenuto perché è un pallonetto da Boninfante, si va da Cugnal, bravissimo, con la palla che arrivava da dietro. Siamo stati attenti sulle due sette giocate da Beccaro e la nostra difesa è riuscita. E time out richiesto da coach Cicorella su 17-7.
Siamo in campo di nuovo, 17-7 il punteggio. Ancora Mattia Boninfante al servizio per i giovani di Michele Zanin, che in questa partita hanno mostrato grande carattere, no Johnny? Sì, sì, sembra una squadra di altra età, con altra esperienza e un altro ace. E arriva l'ace. È un'altra palla impossibile da ricevere per il nostro Boninfante. Vedo un po' di sconforto negli avversari. Leggiamo un po' di sconforto, ma la partita è ancora da finire. 18-7. Ancora Mattia Boninfante. Lavora Mattia Boninfante con una battuta tattica. Drago. Punto in attacco per Drago. Non riesce la difesa di Volley Treviso. Beh, Johnny, del resto... Sì, qui hanno battezzato una palla in diagonale, anche se ultimamente è sempre attaccato da posto 4, l'opposto in parallela, però è riuscito a passare guardando il muro. Bravo lui. Sul 18-8, come fai a non essere sconsolato, no? Borgatto, a parte invertite saremmo muti nella partita. Esattamente. Borgatto, Ceolin riceve bene. Si va al centro da Crosato, bravo Crosato, a giocare sul muro di De Grandis. Ha giocato una palla un po' bassa ad uscire, è riuscita a rimediarlo, ma questa, anche questa è una qualità non di poco conto. Sostituzione per la ricezione, col numero 15 esce Borgatto, col numero 12 entra Rabakin, 18enne, ho segnato a tabellino 195 centimetri per lui, non mi sembra, però... Qualcosina meno, ma diciamo che c'è l'IVA di differenza. Cunial, sul libero. Battuta anche buona anche la ricezione di Lelli. Si va al centro da De Grandis, muro viene tenuto da Volley Treviso. Si va da Dado Soldan e Dado Soldan va a terra. Va tutto bene, va tutto bene. Il braccio è caldo. Ottimo attacco anche di Soldan sulla parallela, sulla seconda parallela. Questo è un attacco di pregevole fattura tecnica. Ed è proprio Edo Cunial alla battuta. Palla corta ricevuta bene da Monserrit, si va dietro da Drago. Palla che termina out, ma che quasi ci ha ammazzato. Un attacco dettato dall'insoddisfazione, questo più che dalla sagacia tecnica. Infatti l'allenatore lo sostituisce subito. Sostituzione, sì, esce col numero 1 appunto Alessandro Drago, entra col numero 8 Riccardo Baratto. Però posso dire, onore anche ai nostri, un arcobaleno di tipologia di servizio che veramente farebbe fastidio a qualsiasi squadra di ricezione. E termina out la battuta di Cunial. Come al solito quando si fa un complimento. Esatto. Volley Treviso comunque quest'oggi, diciamo, granitica, per usare un termine che rende anche onomatopeico, Johnny. Sì, 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 una squadra con delle sicurezze in tutti i fondamentali. Non abbiamo visto crepe, non abbiamo visto indecisioni. Sicuramente sabato sarà una gara molto diversa da quella che ci aspetterà a Monselice. Ma ci penserà coach Zanin. Un palazzetto molto grande, molto diverso da questo. Una squadra che dopo una sconfitta così certamente non vorrà lasciare il campionato con un 3-0 così roboante, quindi si ritroverà e proverà a giocare di sicuro. Volley Treviso forse sarà pronta, certo. Forse no, lo vedremo guardando la diretta streaming sabato. Ed è out. Questo è un ottimo attacco, comunque tirato anche questo sulla diagonale lunga, uscito di 5-10 centimetri, no? Non c'è niente da recriminare a un attaccante. Ventuno a 10. De Grandis. Su Soldan riceve bene, si va in 4 da lui. Lavora alto Soldan. E si riscatta subito con un altro attacco sulla diagonale, anche questo è impossibile da difendere. Federico Crosato. Anche questo, una continuità in tutti i fondamentali, in attacco, un errore, è stato subito messo via. Una squadra che dimostra veramente carattere. Oltre che spessore tecnico, naturalmente. Fede.
Vianello. Il neo entrato, subito mani out vincente di Baratto sul muro di Treviso. Sì, il muro era anche orientato bene, ha preso la parte, l'avambraccio, quindi non orientabile, quindi andiamo avanti. Ed è proprio lui che si prepara a questo turno di battuta che termina out. Anche questa è una battuta di insoddisfazione, voleva forzare ma senza il braccio. Vediamo cosa combinerà ora il buon Marco Novello, autore di 17 punti anche in questo match, seguito da Vianello con 11. Si prepara la battuta, tira fortissimo, riceve bene, che comunque Lelli, che ha sempre fatto una buona prestazione, insomma, e arriva al punto di Treviso. Un attacco del nostro palleggiatore che non disdegna il fatto di attaccare, anzi approfitta tutte le palle vaganti per mettere a segno anche i suoi attacchi. Il muro avversario non ha potuto fare altro che invadere per cercare di contrastarlo. Bene, bene, siamo al match ball. Match ball, ball di Treviso. E arriva lei! E si chiude degnamente con il giocatore più rappresentativo, che scaglia una palla sul posto 5-6, imprendibile. Ringraziamo chi ci ha visto da casa, ringraziamo gli ospiti, ci vediamo sabato a Monselice, che Dio ce la mandi buona con questa vittoria, che sia ben augurante per la prossima. Grazie Johnny per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima.